Ciao ragazzi, sono Fabio D'Avenia di Tailor di Lampo Cosmetica ed oggi andremo a vedere come lucidare questi montanti nero lucido o altri profili nero lucido presenti sia all'esterno che all'interno della nostra vettura. Non è semplice andarli a lucidare. Questi montanti nero lucido è possibile paragonarli a una vernice pastello, come può essere il nero, come può essere il blu o qualsiasi altro colore. Come ben sappiamo, la problematica deriva dalla sensibilità della superficie. Per questo dovremmo stare attenti ad avere un giusto taglio in fase di correzione che però non mi crei troppi effetti collaterali e successivamente una buona finitura per chiudere il lavoro perfettamente. Finitura, come ben sappiamo, che non è semplice effettuare. Il lavoro sui montanti nero lucido è molto simile allo scorso lavoro che abbiamo effettuato sulla Tesla nero pastello, dove c'era bisogno di un giusto equilibrio tra taglio e finitura. Per questo dovremmo stare attenti ad avere un giusto taglio in fase di correzione che però non mi crei troppi effetti collaterali e successivamente una giusta finitura per avere un lavoro perfetto. Come prima cosa andremo a lavare la vettura, decontaminarla e successivamente potremo passare alla fase di lucidatura. Molto importante prima di iniziare a lucidare questi montanti è la mascheratura. Qui andremo a coprire tutte le parti sensibili, in questo caso le cromature, le parti in gomma. Questo perché durante la fase di lucidatura potrebbero le gomme macchiarsi e i profili rovinarsi. Per questo lavoro andremo a utilizzare leale e fiero. Come abbiamo visto nello scorso lavoro con la Tesla, sono stati davvero di vitale importanza. Andremo ad utilizzare leale perché cambiando semplicemente il tampone possiamo sposare l'asticella su un taglio più aggressivo o su un taglio più moderato, senza andare a avere grandi perdite in fase di finitura. Successivamente andremo a rifinire con fiero, quindi come ben sappiamo fiero è un superfinitore primer che su superfici nero pastello come i nostri montanti è il suo campo di battaglia. Con leale andremo ad utilizzare o il tampone grigio hybrid o il tampone spugna blu, questo in base alla profondità dei danni presenti sulla superficie. Se avremo bisogno di un taglio più aggressivo, utilizzeremo il tampone hybrid, per un taglio più morbido medio, il tampone blu. Mentre per quanto riguarda fiero, andremo ad utilizzare il tampone giallo che è il giusto compromesso con fiero per andare a rifinire questa superficie. Per questa superficie andrò a utilizzare il tampone blu per la fase di taglio e il tampone giallo per la fase di finitura. Un consiglio che voglio darvi è quello di utilizzare un tampone per la fase di finitura sempre pulito. Questo perché aiuterà ad avere una buona finitura della superficie. Ecco come si presenta la superficie prima della nostra lavorazione. Sono presenti swirl e rings. Ora andremo ad utilizzare la nostra lucidatrice Gradius S12 con un platorello da 3 pollici. Questo mi permetterà di lavorare su tutta la superficie. Ecco che qui abbiamo leale, pad blu in spugna. Andiamo a mettere due gocce di prodotto grandi quanto dei piselli e partiamo con la lavorazione. A lavorazione ultimata andiamo a rimuovere l'eccesso con un panno double face. Cerchiamo di effettuare dei movimenti davvero leggeri e senza premere troppo. Ecco come si presenta la superficie dopo la fase di correzione con leale e pad blu. Abbiamo rimosso i segni presenti e adesso dobbiamo andare a rifinire la superficie. Ora passiamo alla fase di finitura con fiero e il pad giallo. Come nella precedente operazione, un paio di gocce grandi quanto piselli e iniziamo a lavorare la superficie.
Eccoci arrivati al risultato finale, dopo aver effettuato la finitura e aver rimosso tutti i segni collaterali dello step di taglio. Così si presenta la superficie. Adesso, andando a vedere il piantone posteriore, come possiamo vedere, questi erano i segni classici che possiamo trovare su tutti i profili lucidi, nero lucidi, e questo è il profilo corretto e rifinito. Ed eccoci arrivati alla fase del nostro tutorial. Qui vediamo i due protagonisti, Leale e Fiero. L'abbiamo visto Leale in fase di taglio, Fiero in fase di finitura. Come abbiamo potuto vedere, risultato perfetto e ottenuto un brevissimo tempo. Alla prossima, ragazzi. Ciao.